stato fatto un decreto importantissimo con il buon Conte e con Equitalia. Riguarda tutti voi, sia i lavoratori a posto fisso che dicono a me che cazzo mi frega tanto, sto in ferie in Italia, cosa sbagliata perché vi hanno messo in cassa integrazione. La cassa integrazione, ragazzi, prevede il 70% dello stipendio e comunque non per sempre. Questo decreto inizia con una cosa fantastica, ma è l'unica notizia buona che dà questo decreto, l'unica notizia che dà, perché poi tutte le notizie del decreto lui non ve lo fa vedere. Noi siamo l'unico paese che vengono fatti decreti che dovrebbero essere messi pubblici sui giornali, ma essendo giornali di regime, perché noi in un regime siamo, non vengono pubblicate le notizie. E cosa fa Conte? Vi dice: ragazzi, tranquilli che io vi ho chiuso in casa, ma vi do, se voi ne avete diritto, io vi garantisco, ma non ve l'ha detto se voi ne avete diritto. Lui è andato e ha detto in televisione a farsi bello, andate a scaricarvi il mobile. Il povero disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza e già rimane fregato perché non ci rientra. Il povero cittadino che lavorava in nero, no, tu non li prendi. Quindi questi 600 euro li danno alle partite IVA. Sarebbe qualcosa, perché il povero tassinaro obbligato a rimanere in casa, il poveraccio che cazzo fa quello... deve rimanere a casa. Quindi quella gente là, io che ho un locale, a Roma lo sapete, ho un locale, senza tirare sulla seranda, io, commerciante, spendo 2.500 euro fisse. E Conte mi dice: tu, te do 600 euro, fatele bastare. Non ci state regalando un cazzo, sono soldi nostri. Io con un locale, ancora ad oggi, non l'ho preso. E devo mettere l'avvocato per prenderlo. Noi lo prendiamo al culo, che loro se ne sono lavati le mani. Perché ha fatto questo Conte? Intanto per bloccarvi, perché che c'è? Va rinchiuso dentro casa, da tutte queste stronzate che sono passate. Quindi lui che ha detto: impegniamoli alla ricerca di queste 600 euro che non avranno. A settimana dopo ci pensiamo. Nel frattempo però, ragazzi, nel decreto dove sono previste le vostre 600 euro, sono previste anche altre cose. Due giorni fa, in Italia, i liberi professionisti pagano le tasse. Due giorni fa, proprio durante questa crisi, gli italiani hanno dovuto pagare le tasse. Quindi che succede? Loro ti stanno togliendo i soldi adesso dei 3 mesi prima buoni che avevi guadagnato. Perché ce devi pagare l'IVA? Ci stanno cazzi, ce la devi pagare. Ma io come faccio a pagartela con quei soldi? Invece devo pagare affitto di casa. Non so chiuso, non posso più. Cioè non mi state a far lavorare, ma come lo pago l'affitto? So cazzi tuoi. Allora senti, sai che famo? Equitalia dice: senti che idea che ci abbiamo avuto, eh? Sei pronto, italiano? Ma scherzi, noi abbiamo a cuore il tuo futuro, italiano. Ti posticipiamo la pagata. Hai 4 giorni per pagarci, italiano! Sei felice, italiano? Eh? Sarà perché italiano fa rima con ano e noi già sappiamo dove andrà a finire questa cosa, eh? Italia, giustamente, perché non se n'era accorta da solo che 4 giorni erano pochi, ha detto: beh, no, scusa, ci avete ragione, c'hai ben 2 mesi di tempo per pagarci, italiano, eh? 2 mesi, fra 2 mesi te, che non hai lavorato un cazzo e che hai messo da parte i soldi per pagare l'affitto di questi mesi che noi ti abbiamo tenuto in casa, dovrai pagarci le tasse, italiano. E sai che succede se tu non le pagherai? Noi ti mandiamo una busta, ti ricordiamo che tu ci sei debito e che quei debiti ogni mese ti costano degli interessi. Ma tu tranquillo, puoi anche non pagare, italiano. Noi aspettiamo, anche perché ci conviene. E che fra un anno, se tu ci dovevi dare 5.000 euro, ce ne dovrai dare 10. Dopo che hai aumentato ben bene il tuo debito, ti bussa alla porta, dopo 4-5 anni, italiano, il tuo debito ha superato i 30.000 euro. Vedi, italiano, sopra i 30.000 euro ti possiamo fare causa, ti possiamo espropriare da quello che hai. E se non hai un cazzo, possiamo farti arrestare. Se avete comprato casa con i vostri debiti, facendo buffi, no? Mutuo sulle spalle. Non posso pagarlo perché ho perso il lavoro. Fate dei sacrifici per riuscirvi a pagare solo il mutuo, perché volete togliervi il sangue dalle vene, perché il vostro futuro vede dei vostri figli dentro quella casa. Beh, arriverà Equitalia e ve la toglierà. E non vi ridaranno i soldi che avete pagato, no? Ma vi lasceranno il debito. Loro quella casa la venderanno all'asta a dei ricchi che hanno soldi contanti per partecipare a delle aste giudiziarie a cui possono partecipare solo pochi eletti, e la venderanno alla metà della metà per far sì che quei ricchi si arricchiscano ancora. Nel decreto trovate anche un'altra voce: siccome il fisco già vi sta venendo molto incontro, no? Però il fisco che fa? Già sa che voi non potrete pagare,
Quindi dice, cazzo, dovremmo intensificare i controlli, cioè dovremmo mettere sotto a lavorare per togliere i soldi a sta gente, per metterli in mutande e far sì che poi gli espropino tutto quello che hanno. Siccome già sanno che l'Italia andrà in crisi, già loro si stanno a preoccupare perché diranno, cazzo, se stiamo a far fatica e già qualcuno ci scappa, mo con 5 anni che se siamo presi alle spalle loro. E... bello, ci ho avuto un'idea. Si Conte ha firmato un decreto dove dà 2 anni in più a Equitalia per controllarvi le tasse che non avete pagato. Cioè, se noi qui sottostiamo a questa cosa, noi, nella futura crisi che ci sarà, perché sarà inevitabile, noi... paghiamo. Cioè, se noi abbassiamo la testa adesso, dove abbiamo veramente tutto il diritto, perché c'è un decreto, andatevelo a leggere, c'è un decreto, andatevelo a leggere, andate a comprare il Sole 24 Ore, porco Dio, e leggete quello che sta facendo questo governo. Ecco perché...